È stata celebrata dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, una santa messa per pregare affinché la vertenza Gela possa trovare soluzioni che arginino l'emergenza di questo dramma. Erano state le stesse sigle sindacali CGIL e CISL e UIL a chiedere di poter dedicare la celebrazione ai lavoratori. Vorrei veramente far sentire ai nostri lavoratori che in questo momento vivono un momento difficile, d'altra parte spero che sia soltanto un momento, la vicinanza, certo mia, della Chiesa, ma soprattutto del Signore. Il Signore non ha mai dimenticato nessuno, anzi, al contrario, Egli è sempre ed è sempre stato e lo sarà sempre vicino alle persone bisognose. Vicino alle persone che in questo momento mostrano una condizione di angoscia e voi potete capire quanto è difficile vivere senza lavoro e quindi quanto possa essere angosciante il fatto di non avere il lavoro. Stamattina abbiamo fatto un incontro in prefettura assieme col Vescovo, assieme con una delegazione dei lavoratori e questo è un momento importante per dimostrare il fatto che la Chiesa, ma anche tutto il clero è molto vicino ai lavoratori. La Chiesa, soprattutto in questi giorni, sta dimostrando con la concretezza che è necessaria nei casi di disperazione e di tensione sociale la vicinanza umana ma anche pratica. E credo che questo sia il più bel messaggio che possa arrivare qualche giorno prima del periodo natalizio e che deve seguire con lo stesso profilo che è quello della concretezza anche dopo questa breve pausa natalizia. Il sindacato ha fortemente voluto questo incontro, ce ne saranno degli altri, perché noi siamo convinti che una delle cose che è mancata a Gela, come in tante altre parti del sud, è la coesione tra i corpi sociali e invece noi la dobbiamo cercare tra laici, cattolici, tra il mondo del volontariato e tra il mondo politico. Noi cerchiamo risposte, altre dobbiamo dare noi e siamo qui per metterci in gioco e soprattutto per dare segnali di speranza.